Voleva compiere una vera e propria impresa per promuovere la sicurezza sul lavoro e raccogliere fondi e ci è riuscito alla grande. In un'ora, 26 minuti e 26 secondi, Andrea Lanari, 46enne di Castelfidardo, che nel 2012, a causa di un infortunio sul lavoro, ha perso entrambe le braccia schiacciate sotto una pressa, ha attraversato a nuoto con le protesi lo Stretto di Messina. In questa straordinaria impresa, Andrea ha nuotato per oltre 3 km assieme a suo figlio Kevin, a Marco Trillini, esperto di nuoto per persone con disabilità, e a un amico, Lorenzo Carnevalini di Loreto. Per me è stata una bella esperienza, un'esperienza epica, riuscire ad attraversare lo Stretto di Messina a nuoto senza l'ausilio di nessuna protesi, senza l'ausilio delle mani a causa dell'amputazione conseguita a causa di un grave infortunio del 2012. È stata una bella esperienza, la consiglio a tutti, grazie a tutti quanti per averci sostenuto, per averci dato forza, per averti fatto anche dalle mani. Da quel maledetto incidente di 12 anni fa, Andrea è invalido all'80%, ma non si è mai abbattuto, anzi è uno dei primi testimonial dell'Associazione Nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro. Dopo molte settimane di allenamenti, la decisione di affrontare le correnti marine e nuotare con tutte le sue forze, attraversando lo Stretto di Messina da Torrefaro a Cannitello. Un'impresa che non ha precedenti e che per Andrea rappresenta un riscatto straordinario, ancora più bello perché vissuto con compagni di viaggio eccezionali, tra cui l'amico fraterno Marco Trillini. La traversata dello Stretto è stata un'esperienza faticosa ma al contempo magnifica, veramente veramente molto bella, organizzata tra l'altro in maniera assolutamente ineccepibile da Sicilia Open Water, questa associazione sportiva che si occupava di tutta quanta la questione logistica. E per me è stato un piacere e un onore poterla fare assieme ad Andrea Lanari, perché è una persona che stimo particolarmente e con una forza di volontà veramente infinita.